Ecco, proviamo a sentire queste parole del ministro della salute o della sanità Speranza, sentiamole perché mi hanno colpito e dopo più di un anno di tormenti e di polemiche e di tentativo di usare la ragione in perfetta solitudine, queste parole sono un risarcimento. Nei luoghi all'aperto riscontriamo una difficoltà molto più significativa nella diffusione del contagio, cioè è molto più facile contagiarsi al chiuso che all'aperto. Nei luoghi all'aperto riscontriamo una difficoltà molto più significativa nella diffusione del contagio, cioè è molto più facile contagiarsi al chiuso che all'aperto. Nei luoghi all'aperto riscontriamo una difficoltà molto più significativa nella diffusione del contagio, cioè è molto più facile contagiarsi al chiuso che all'aperto. Ecco, avete sentito? Allora perché hanno costretto le persone a stare in casa? Perché c'è il coprifuoco? Perché le persone sono state costrette ad ammalarsi stando in casa invece che respirare l'aria libera? Come io ho detto dal primo giorno, dal primo giorno, dal primo giorno, camminare lungo una spiaggia, fare un bagno, anche in quella stagione in cui si pulivano le persone che andavano a fare il bagno a Mondello. Fare una passeggiata in bicicletta, andare a sciare. Più di un anno che io l'ho detto. E addirittura, ecco, perché mi sembra opportuno, senza polemiche particolari, ricordare che nella città di Sulmona, nella bella città di Sulmona, io ho deciso di presentare la candidatura a sindaco, di partecipare alle prossime elezioni, perché in maniera assolutamente immotivata il sindaco commentato che io passeggiavo per strada di notte senza nessuno a fianco di Silvio Formichetti senza mascherina e facevo bene, respiravo l'aria pura. Oggi il ministro Speranza ce lo dice, ci hanno messo più di un anno a dircelo, che era soltanto una forma di minaccia odiosa, di intimidazione, di portate una mascherina all'aperto, il sindaco di Sgarbi si è permesso nella città e qual era il rischio? Nessuno. Nessun rischio, ma molto di più a stare chiusi in casa, impediti ad uscire come il governo ha voluto. Qualcuno processerà questo governo? E oggi non potrà usare le parole stesse di speranza che avete sentito, ve le faccio sentire ancora. Eccole qua. Se voi. Nei luoghi all'aperto riscontriamo una difficoltà molto più significativa nella diffusione del contagio, cioè è molto più facile contagiarsi al chiuso che all'aperto. Perché ci hanno tenuto il chiuso allora? Perché? E perché ci hanno trattati come se fossimo dei delinquenti perché giravamo per le strade all'aperto, in due, in tre, senza mascherina, nella certezza assoluta che non c'era alcun pericolo? Perché il sindaco di Sulmona si è permesso di dire quelle cose? Per una semplice ragione. Perché non ha usato la ragione. Perché quello che a scuola noi impariamo è di ragionare. Quello che ci insegnano i maestri è mettere insieme le cose attraverso la valutazione del pensiero dei filosofi, dei letterati. Perché si studia altrimenti Leopardi? Perché si studia Manzoni? Per essere come pecore, come capre, piegate a degli ordini assurdi di governi che dopo un anno si accorgono di aver detto cose sbagliate? Ecco, mi porrei questo problema. Perché uno deve cedere, deve piegarsi a ordini sbagliati? Perché deve cedere, deve piegarsi e stare in casa quando farebbe meglio ad uscire? Probabilmente i contagi sarebbero stati molti di meno se le persone che sono state costrette a stare in casa fossero potute andare in giro in bicicletta. Invece non è stato possibile. Ecco, mi sembra importante oggi che il ministro Speranza dica al sindaco di Nei Sulmona. luoghi all'aperto riscontriamo una difficoltà molto più significativa nella diffusione del contagio, cioè è molto più facile contagiarsi al chiuso che all'aperto. Allora tornerò a Sulmona, camminando per la città, a fianco di persone che abbiano
la perfetta coscienza di quello che stanno facendo, senza mascherina. E voglio vedere chi mi dirà che non è giusto. Lo manderò dal ministro Speranza a vedere quelle regole che hanno imposto, assurde, che hanno costretto i cittadini a contagiarsi, stando in casa, stando in casa, invece che andarsene liberi all'aperto a respirare l'aria pura. Quello che io ho fatto quella sera sul Mona e vi invito a fare tutti i giorni, usando il vostro cervello, usando la vostra ragione, non accettando regole che si diranno poi sbagliate.